Konnichiwa e ben ritrovati in un nuovo, spero, brevissimo unboxing di Into the 4K. Anche se non parliamo di roba 4K oggi, però, come fai a non supportare quando si può la Midnight Factory con i suoi cofanettini? E ho recuperato adesso, è uscito adesso questo cofanetto, questo l'ho recuperato dal sito Fan Factory grazie allo sconto che mi è arrivato in email, saldi 15 nel canale Telegram. Io ho spammato subito il codice, ragazzi. Quindi iscrivetevi al canale Telegram perché io spammo immediatamente subito se c'è un'offerta o altro. Ho recuperato questo, sì, lo so, è il Master Universal, codificato meglio, però non ci vedo in futuro una edizione nuova 4K o restaurata, eccetera, eccetera, e volevo recuperarlo e rivedermelo, proiettato bello grande, e boh, alla fine ho ceduto, alla fine 20 euro questo scontato 40, da 49,99, quindi dai, ci sta, poi qua ci sono tre film, cosa vuoi chiedere di più? Un piccolo appunto sui miei video. Io riprendo tutti i video, questi di unboxing, quando vedete questa immagine qua, col mio iPhone 13 Pro. L'ho preso apposta per avere la massima qualità negli unboxing, anche comodità. Io metto il cellulare, attacco il cavetto del microfono e via, si parte. Monto tutti i video con il programma LumaFusion che ho comprato sul cellulare, che lo usano anche chi fa programmi importanti in televisione quando editano con il cellulare. E tutti i video sono in ProRes, cioè la fonte con cui riprendo io i video, in ProRes, quindi tengono un botto. Li lavoro tramite il cellulare in HDR, li faccio fare in HLG, compatibili con i vostri televisori, ma YouTube se ne frega o me li mette in 1080p o toglie l'HDR, io non so cosa combina YouTube. Con questo video faccio ancora una prova, dato che codificare il video in H265 mi tiene anche meno spazio e ho anche meno spazio per fare l'upload. Io a casa ho una 30 mega, tra 500 mega e 1,5 giga di video c'è una bella differenza di tempo per me per uploadare il video, quindi questo qui è fatto in ProRes e lo codificherò in H264. Terrà di più, ma magari YouTube lo digerisce meglio, quindi sappiate che se non vedete l'HDR, se non vedete il 4K come risoluzione, io voglio fare questi video alla massima qualità. Deve essere la massima qualità. Purtroppo quello è YouTube. Sappiate che io il tempo, lo spazio, l'upload grosso, io lo faccio, però oh, quello è YouTube, vallo a capire. Anche perché da computer in H265 me li accetta in 4K normali le mie recensioni, quindi io non riesco a capire. È tutto settato bene, io non riesco a capire perché. Ma passiamo con l'unboxing di questi film. Allora, andiamo subito ad aprire, mettiamo questo da parte, Il villaggio dei dannati di John Carpenter. Sì, io in un futuro non ce la vedo proprio un'edizione 4K di questo film. Certo, mai dire mai, però insomma, vedete, io in 4K voglio farvi vedere anche le pieghette del cartone, voglio farvi vedere tutto. Copia 639 di 1000, mi sembra, sì, di 1000 copie. Questo è praticamente lo stesso disco della Screen Factory, Shout Factory americana, ovviamente con sottotitoli audio italiano, presentato in 5.1 DTS:HD Master Audio. Il Master Video e quello della Universal, speriamo che qua sia codificato meglio, perché quello americano, ho visto che il vecchio Blu-ray del Villaggio dei Dannati aveva un po' di DNR, avevano tolto un po' di grana, insomma, io spero di avere una qualità meglio del vecchio Blu-ray della Universal. All'interno possiamo trovare la uncut version del film, il making of del film che dovrebbe durare 40 minuti in teoria, intervista e dietro le quinte d'epoca, Sean Clarke Horror Halloween Ground, di cui io vi consiglio di andare a iscrivervi al suo canale YouTube. Lui va a trovare tutte le location dei film. Cioè, per chi adora i film, anche lui adora Carpenter e tutti i classici che praticamente fa la Midnight Factory, è d'obbligo, andate a vederlo. Infatti va sui luoghi del film. The Goat Guy, Peter Jason parla di John Carpenter e trailer. All'interno una cartolina da collezione. Andiamo ad aprire, mannaccia, il cofanettino. Sembra il cartoncino spesso, molto carino. All'interno il booklet. Diamoci una veloce sfogliatina. Questo è esclusiva del sito Fan Factory. Io non giudico. Secondo me potrebbe avere un bacino d'utenza un po' maggiore metterlo anche su Amazon o altri siti, però vabbè, hanno deciso così e alla fine
li prendiamo da lì, va bene lo stesso. Cartolina da collezione. Midnight Classic. Questa c'è a Frank Rome, Franco Bollo, e lo manderò quando vado in vacanza al mare. Cofanettino, il disco, togliamo il disco da qua. E ci sono i bambini pericolosi cadentri. Ma io lo so che voi volete vedere in primis l'altro cofanetto, quindi buttiamoci. E ok, rimettiamo a posto il booklet, dietro com'è, classico Midnight Factory. Rimettiamo a posto, questo voglio proprio proiettarmelo. Lasciamolo qui un attimo e andiamo a spellicolare la Stephen King Collection volume 2. Vedete i riflessi delle alte luci in HDR, come sarebbe bello l'unboxing? E invece YouTube mi toglie tutto. Eccolo qui. Stephen King Film Collection volume 2 Limited Edition 3 Blu-ray. Il cofanetto contiene La metà oscura, Fenomeni paranormali incontrollabili e The Mangler, La macchina infernale, che io avevo preordinato da Zabbi, l'edizione Arrow, che o è uscita o deve uscire a breve. Appena ho visto questo, e praticamente sono quasi gli stessi extra, ho detto dai, diamo i soldi alla Midnight Factory, non prendiamo la Raw Video e teniamoci quello con l'audio italiano. Finché ho visto su Italia 1 tantissimi anni fa, quindi io non l'ho mai più rivisto, ma anche La metà oscura, ma anche Fenomeni paranormali, io dalla TV di Italia 1 da ragazzino che non vedo più questi film. La metà oscura, commento audio, making of, scene eliminate, dietro le quinte degli effetti speciali, dietro le quinte sul set, storyboard, interviste, anche per Fenomeni paranormali, anche per The Mangler, commento audio, making of, dietro le quinte, le musiche del film, galleria fotografica, TV spot, insomma ce n'è per tutti i gusti di extra, quindi grande Midnight Factory. Questi alla fine sono i dischi Scream Factory, Shout Factory, quindi sappiamo già che là c'è la qualità e Midnight ce la porta in Italia con audio e sottotitoli in italiano. Copia 953 di 1000, anche questo esclusiva del sito, scusate non riesco a tirarlo via, dove il primo cofanetto lo potevi trovare anche su Amazon. Eccolo qua, apriamo, ci sono il 3 Blu-ray con lo sfondo di Drew Barrymore, dovrebbe essere Drew Barrymore qua, prima che iniziasse il suo periodo di facciamo vedere le zinne a tutti e che poi tornasse a lavorare seriamente negli anni, fine anni 90. Qui c'è il booklet. Diamogli una leggera, velocissima sfogliatina, anche perché io vi devo incuriosire sul comprare il cofanetto, quindi se ve lo volete leggere o fate pausa adesso e ve lo leggete o ve lo comprate. Cartoline di Firestarter, che non è la canzone dei Prodigi. Non riesco a aprire, eccola qua. Firestarter! Mamma mia, i Prodigi, quanti anni! The Mangler, la locandina originale che era anche sulla videocassetta, anche questa, ma questa me la ricordavo sempre in videoteca, La metà oscura, la copertina. Poi forse avevo noleggiato la videocassetta che era della Columbia, aveva la cover rossa la videocassetta, ma commentatemi nei commenti se mi ricordo male. Questo invece l'ho visto proprio su Italia 1. Ok, ragazzi, fine unboxing, questo è il contenuto, non credo proprio che farò delle recensioni di questo cofanetto, basta e avanza un unboxing, anche perché di roba da vedere ne ho tanta di arretrata, quindi do un po' priorità anche a qualche 4K e con le ultime uscite che hanno annunciato tra febbraio e marzo ce n'è da fare, ce n'è. Ok, chiudiamo qui il video. Stephen King Collection, volume 2, Il villaggio dei dannati, recuperato, ma era uscito da poco. Quindi sono due prodotti freschi, freschi. Grazie per le iscrizioni, grazie per il supporto, ragazzi. C'è il canale Telegram, canale YouTube, campanellina per essere avvisati sui nuovi video. E non mi resta che consigliarvi una buona spesa online, anche perché i negozi fisici tra un po' non ce n'è più. Quindi, sayonara a tutti e bye bye.